Allora, siamo al secondo video di questo gioco 37. Chi ha visto il primo video, praticamente si potrà ricordare che mancavano 2 punti. Che fine hanno fatto quei 2 punti del 37? Io contavo 10 figure, 10, 10 carte di denari, 20, 8 assi, 2 punti ciascuno, 28. L'errore stava nel fatto che le figure non sono 10, le figure sono 12, per cui 12 figure e 12 punti. 10 carte di denari, siamo a 22, 8 assi, cioè 4 assi per 2 punti ciascuno, 8 punti e andiamo a 30. Bene, questo è quanto. Più i 7, i 3 7 che sono 7 punti, arriviamo a 37. Bene, ora veniamo alle regole del gioco. I punti li sappiamo come si acquisiscono, catturando chiaramente non queste carte che non valgono nulla, ma le carte di denari, riepilogo velocemente, che valgono 1 punto ciascuna. Gli assi che valgono 2 punti ciascuna e le figure che valgono 1 punto ciascuna. Tenendo conto che l'otto di denari è sia una figura e vale 1 punto, e anche una carta di denari e vale quindi 1 punto, conseguentemente vale 2 punti nel complesso. Così l'asso di denari è vero sì che è un asso, però è anche una carta di denari, vale 1 punto perché è una carta di denari, vale 2 punti perché è un asso, complessivamente vale 3 punti. La somma di tutti sono 37 punti, quindi bisogna durante il gioco cercare di accaparrarsi queste carte, in particolare questa che è quella che vale di più, 3 punti, e poi a seguire chiaramente queste 3, ecco che ne valgono 2 insieme ai 3 assi rimanenti. Bene, ora vi farò vedere come si distribuiscono, anche no, prima di vedere come si distribuiscono le carte. Come si gioca? Quali sono le regole del gioco? Ecco, le regole del gioco sono semplici, molto semplici. Ogni carta, prendiamone una qualsiasi, ogni carta parte quella dello stesso palo, ecco, non carte di pali diversi. Per esempio il 4 di coppe, ecco, non può essere battuto dall'asse di spade, perché sono due pali diversi. Il 4 di coppe batte il 2 di coppe e di conseguenza se giocano 4 e 2 a vincere 4, perché la carta è più alta. Non importa. Facciamo un altro esempio, per esempio 7 di spade che gioco con 4 di spade, chi vince? Il 4, perché? Perché la carta più alta è il 7. Per esempio il 9 di coppe gioca contro il 2 di coppe, vince chiaramente il 9 di coppe. L'asso di coppe gioca con, per esempio, ecco, il 4 di coppe, vince l'asso di coppe. Se io tirassi 8 di denari e qualcun altro risponde con l'asso di coppe, chi vince? Vince chiaramente l'8 di denari, perché questo asso non è dello stesso palo della donna di denari. Bene, qual è l'unica eccezione? Quindi carta più grande batte la più piccola, asso di spade batte 8 di spade, così il re di coppe per esempio batte il cavallo di coppe. Bene, l'unica regola è questa, che l'asso è vero sì che vale 11 punti e batte tutti tranne che il 7, perché questo gioco si chiama 37. Abbiamo visto che 3 7 insieme costituiscono 7 punti e il 7 ha questa peculiarità. Qualora gioca contro l'asso, l'asso automaticamente si riduce, il valore dell'asso si riduce a un solo punto, quindi il 7 batte l'1, ecco, e quindi vince il 7. Quindi l'asso con il 7 non può vincere, è il contrario, il 7 batte l'asso, perché l'asso in questa circostanza non vale 11 ma vale solo 1. Bene, quindi 7 di spade batte l'asso di spade, e così 7 di denari batte l'asso di denari e via dicendo. Bene, quindi le regole riepilogando sono molto semplici. Carta più grande batte la più piccola, eccetto che l'asso è battuto dal 7. Questa è l'unica regola, ecco, che da tenere presente. Bene, il resto è facile. Chiaramente quando si gioca, lo diremo tra poco, a ogni carta, ecco, buttata giù, messa sul tavolo, ecco, ogni carta giocata bisogna rispondere con lo stesso tema, con lo stesso palo, ecco, per essere corretti. Se non si ha la stessa carta con lo stesso palo, dello stesso palo, si gioca una carta qualsiasi, a quel punto non importa. È chiaro che però si perde. Chi tirasse 5 di denari, io rispondo con l'asso di mazza, ho perso perché non è dello stesso palo. Bene, chiudo questo video, passiamo al terzo video. Vi do appuntamento al terzo video.